consumatore consapevole legge sempre l'etichetta posta sugli alimenti. Una grande evoluzione nel tempo, divenuta sicurezza sulla provenienza di ciò che mangiamo. Oggi ci vogliamo occupare nello specifico dell'etichetta delle carni. Per lasciarci alle spalle quelli che sono stati gli scandali alimentari degli anni 90, la comunità economica europea ha voluto fortemente dare una spinta notevole a quelle che sono le informazioni al consumatore su come i prodotti arrivano alla sua tavola. In quest'ottica sia il libro verde che il libro bianco per la sicurezza alimentare hanno puntato moltissimo sull'etichettatura di tutti i prodotti alimentari. La carne per prima è stata sottoposta a un'etichettatura obbligatoria e anche a un'etichettatura facoltativa che dà maggiori indicazioni sul prodotto che poi viene acquistato dal consumatore. Già l'etichettatura obbligatoria ci dà una notevole quantità di informazioni, dal momento che qui possiamo sapere dove è nato l'animale, dove è stato ingrassato ed allevato, dove è stato macellato e sezionato. Esiste poi un numero che ci serve per la tracciabilità, che mette in relazione questo pezzo di carne, questa fettina, con l'animale o il gruppo di animali da cui proviene. Maggiori informazioni le possiamo avere dalle etichettature facoltative. Infatti in questo caso il produttore ha un disciplinare per mettere tante altre indicazioni che possono essere la razza dell'animale, il giorno della macellazione, l'età della macellazione, addirittura il numero auricolare, cioè quel numero che tutti i bovini devono avere, è una sorta di targa e che è registrato nell'anagrafe bovina nazionale, in modo da poter controllare sempre in ogni momento tutto quello che è il patrimonio bovino nazionale italiano. E la carne bovina e la carne ovicaprina sono state le prime ad essere assoggettate a questo tipo di etichettatura obbligatoria. Dietro a queste è arrivata l'etichettatura obbligatoria per la provenienza, per il pesce, per le uova, per la carne di pollame e anche per le verdure. Quindi, dottor Murari, possiamo anche concludere dicendo: impariamo sempre a leggere l'etichettatura degli alimenti, perché così sappiamo davvero che cosa mangiamo.